Ciao a tutti! Oggi vi mostro come preparare un risotto con radicchio e robiola. Ragazzi, è semplicissimo, velocissimo e ottimo. Allora, io vi do le dosi per due persone. Userò circa 200 g di riso carnaroli. Poi qui ho mezzo radicchio che ho già tagliato finemente, piccolo piccolo piccolo. Mezzo porro. 100 g di robiola, un goccino di vino rosso, sale quanto basta, pepe quanto basta e naturalmente del brodo vegetale. Questi sono gli ingredienti, procediamo con la preparazione che è davvero veloce. Eccoci pronti, allora in una pentola ho messo a riscaldare un po' d'olio con il pollo. Adesso lascerò rosolare un pochino il porro, dopodiché andrò ad aggiungere subito il radicchio. Una volta ammorbidito un po' il nostro porro, vado ad aggiungerci subito il radicchio. E lascio cuocere un pochino. Adesso possiamo andare ad aggiungere il riso. Lasceremo tostare. Dopo qualche minuto vado a sfumare con un po' di vino rosso. Andiamo a ricoprire tutto con il nostro brodo vegetale. Andiamo a ricoprire completamente il riso. Mescoliamo. Lasciamo cuocere a fuoco moderato per una decina di minuti. Mi raccomando, di tanto in tanto, quando vedete che il brodo si asciuga troppo, aggiungete brodo. Un attimo prima della fine della cottura vado ad aggiungere un pizzico di sale e mescoliamo bene dopo aver aggiunto il sale. Adesso, verso proprio la fine della cottura, vado ad aggiungere la robiola che ho tagliato a pezzettoni e vado ad amalgamare bene il tutto. La robiola prenderà il nostro risotto super cremoso. A questo punto posso anche spegnere e amalgamo bene. Guardate che meraviglia. Super cremoso. Ora copro e lascio riposare il mio risotto per qualche minuto. Ed eccolo qui, il mio risotto con radicchio e robiola è pronto per essere gustato. Guardate che meraviglia, vi assicuro ragazzi che è davvero semplicissimo e velocissimo da preparare. Una vera bontà se vi piace il radicchio come piace a me. E niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se poi provate a fare la videoricetta, scrivetemi tutto nei commentini oppure taggatemi in Instagram. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!